termina 0-0 tra Stresa Vergante contro Sanremese, un punto conquistato contro una difficilissima squadra ma che non è bastato per agguantare i playout. Al quarto minuto Grechi calcia un cross rasoterra che viene però respinto da Tartaro. Al settimo Soplantai va a caccia dell'Eurogol con un tiro dalla distanza ma la sfera termina alta. Al tredicesimo lo Stresa non demorde, Spera calcia una palla pericolosa in direzione di porta ma Tartaro è vigile e la prende al volo. Ventottesimo, Spera dalla sinistra, serve una palla d'oro a Grechi che prova a deviarla in rete ma manca il gol. Al trentesimo sempre Spera fa l'assist per Barranco che arriva troppo tardi all'appuntamento e l'azione sfuma. Al 34 è sempre protagonista Spera col numero 23 che non demorde, che prova a cercare la rete del vantaggio con una legnata dal limite ma Tartaro non si fa cogliere impreparato, intercetta. 42esimo, punizione per la squadra di Giannini. Gagliardi di seconda la serve a Scalzi che con un bel cross in direzione di porta mette la palla in mezzo all'area dei Blues ma Tordini se ne accorge e la porta dei padroni di casa resta inviolata. All'ottavo della ripresa passiamo a questo secondo tempo. Marra cerca la via del gol provando ad imbucarla con una cannonata dalla distanza dalla destra nell'angolino all'incrocio col secondo palo ma il risultato rimane ancora una volta invariato. Al quindicesimo il direttore di gara interrompe momentaneamente la partita a causa di un malore accusato da Taliento. Dopo un paio di minuti Taliento acquista lucidità e il gioco riparte. Al ventiseiesimo gli ospiti si fanno minacciosi in zona offensiva. Calcio potente di Nouri ma Taliento respinge. 38esimo, occasione clamorosa per lo Stresa di passare in vantaggio, cross di Geremini, intervento però difensivo della Sanremese che anticipa il capitano dei Blues Tripoli e gli spazza via la palla. Al 41esimo Michelotti alla punizione, Soplantai devia di testa ma spara alto. Passano solo 60 secondi che il capitano della Sanremese Gagliardi ci prova da dentro l'area ma non c'entra il bersaglio. Duro colpo per gli ospiti, espulsione diretta di Rizzo al 48esimo per entrata gamba tesa su Argento. Ultima possibilità per lo Stresa al 52esimo, Graziano per Barranco che tenta la girata in area ma non concretizza. Nonostante gli sforzi dello Stresa di provare a rimandare il giudizio finale in fase play-out, nonostante il pareggio contro la seconda in campionato di questo campionato di Serie D Piemonte Girone A, i Blues retrocedono ai punti per un distacco di 8 punti esatti dal Pinerolo, un punto malefico, un solo punto malefico in classifica separa la squadra di Nicolini da questi play-out. Ma nonostante ciò nulla da raccriminare ai borromaici che in tutto il campionato si sono sempre battuti con coraggio e onore durante tutti gli scontri.